comunque. Forza Napoli! Un giorno all'improvviso mi innamorai di te. Guaiù, sta per iniziare Napoli Udinese. Io vedo che non è che la squadra là, i colori sono quelli, i colori è merda. Quindi massacramola. Vamos Napoli, vamos! Gol, gol, gol! Uno di raggiro! Perché mo' è trasuto, Iones, una e anche rosa. Qualcosa ci sta, è differenza. 1-0, vamos Napoli, vamos! Gol! Ah, yeah, gol! Non faccio la cosa perché Michele sta in doccia, è rientrato Michele. E quindi faccio tutto così. José Maria, ca, yeah, gol! A famuc! Che cazzo di culo! Ha fatto un gol a culo bro! Vamos Napoli, vamos! Come stiamo giocando così benino, non tanto bene, però comunque stavamo giocando benino, poi che facciamo, ci addormimmo una dopo. Ma chi si sono strunzo, Ma veramente stiamo pazzianco! Ma chi si sono scemi? Ma sto Maximovic che fa? Pare il palomma, pare! Oh Gesù Giuseppe Sant'Anna Maria! Ma è una cosa proprio incredibile, 2-0, stiamo vincendo 2-0, ci facciamo rimonto a 2-2. Ma che sono scemo forte, aereo? Oh Gesù mio, Gesù! Ma spero che sputo un bacio do secondo tempo Angelotto, almeno si arrapigliano un po'. E se è con il numero 99, Arkadiusz! 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 A famuc! Mamma mia, ripetiamoci, facciamo le persone serie, logo, non facciamo i pagliacci, che veramente facciamo ridere ai polli così. 2-0 vincevamo, ci siamo fatti recuperare. Sveglia, sveglia, dormite casa, it's a mook. Maronna mia, grazie, grazie, no cambaci, intanto tu cambi per eterno, a me mi fa cambaci intanto. Ah, ha fatto segnare Mertens, miracolo, hai fatto il miracolo oggi. Ah, finalmente ha segnato Mertens. Ha fatto risuscitare una volta pure i morti. Perché, grazie mamma, a disposizione. Mamma mia che ci è voluto. Mamma mia. Tris! Mertens! Tris! Mertens! Tris! Mertens! La famucca, miracolo! Miracolo di mamma benedetta, Arusta! Mamma mia, Michè, è che ci ha voluto Bufa Signò! E mi chiama gli esorcisti Bufa Signò chi? Buonasera, voglio a Forza Napoli! Mamma mia, voglio, è un'angoscia continua questo Napoli, è un'angoscia continua! Mamma mia, niente di meno che il cuore scende sempre nelle palle. Maronna mia, ma come siamo? Non vinciamo 2-0, stiamo vincendo. Ci facciamo recuperare due gol da polli. Manca una provinciale se fa recuperare quei gol. Ma ovviamente ti viene a mente, ti fai tanti pensieri per la testa. Ma se noi prendiamo delle dormite di Maximovic, ovviamente là entra il secondo gol, entra in ritardo Zilischi. Ma se noi prendiamo questi gol qua, questo penso, ma con l'Arsenal, ma che combiniamo? È vero che ogni partita è a sé, ogni partita è una storia a sé. Prendete la Juventus oggi, ho goduto perché quando perde la Juve vince il calcio, vuoi sapere? Non cambia niente, è stato anni, anni, anni luce avanti, non cambia niente, anche se come la vedo io, sta sconfitta, sì, per carità, i grandi fratelli genovani, avete perso, goduto, anzi vi faccio vedere com'è questo video.
Goran! Van de! Goran! Van de! Goran! Van de! Go! Run! Pandem! Avamok! Avamok! Allora, non ne ho fatto perché la Rubendus è anni luce davanti a noi. Ma ne ho fatto che quando perde la Rubendus vince il calcio. Ecco qua, avete visto il video? E quindi, però, alla fine era solo per sfottò, ma alla fine già lo sappiamo che anche se, come la vedo io, sta partita qua è proprio puzza di pastetta, perché poi a parte errore arbitrale da un lato e errore arbitrale da un altro lato, il rigore quello là annullato, beh, ci sta ad annullare, perché se non l'avrebbe preso con la mano prima e poi ovviamente prendendo con la mano sulla direzione della mano del difensore della Rubens, allora forse è sicuro era rigore. Ma visto a considerare che parte da un fallo già di mano col colpo di destro, quindi è per forza obbligatorio annullarlo. Comunque, mo lasciamo stare sto sfottò giusto per. Stato a 15 punti. Chi è che farà fastidio a Buc? Chi farà fastidio a Buc? Ormai sta vittoria, sta sconfitta è così. Avete perso l'imbattibilità in questo campionato? Vabbè, questo possiamo dirlo. Però, come vi ho detto, ogni partita è sì. Avete fatto la partita perfetta con l'Atletico Madrid e poi qua avete fatto proprio letteralmente schifo, ma proprio schifo, la partita l'ho vista, e avete fatto letteralmente schifo. Comunque, a prescindere dagli errori da un lato e da un altro arbitrale, però comunque alla fine ha meritato il Genoa di vincere questa partita. Ma a prescindere questo, ritorniamo a Napoli. Ogni partita a sé, però io penso, ma se facciamo queste cavolate con l'Arsenal quando stiamo là oppure qua, pensa, io non voglio pensare perché così mi ammalo. Avete visto le reaction all'inizio della partita? È una palpitazione continua, l'ho detto, il cuore saliva e scendeva dai coglioni, saliva e scendeva, 2-0, due pari, yeah. È miracolo di quella bella Madonnina, e la bella Madonnina ha fatto segnare Mertens. Io ho un S, come vi ho detto nel video, primo tiro a giro, primo esordio come titolare, primo tiro a giro, ha fatto gol. Ci metto la firma che su ogni 5 tiri a giro fa gol, stiamo a posto, abbiamo trovato già il sostituto di Insigne. Stiamo proprio a posto, perché è così. Niente, raga, io... Mo c'è la pausa nazionale, sta pausa, mamma mia, che palle, veramente. Però ci vuole. Tanto una fan per me non cambia niente. Cambia solo che per una settimana non vedrò il mio Napoli. Tutto qua. Un Napoli, ve l'ho detto, troppo distratto, troppo a difesa. Maximovic si deve svegliare sul primo gol. Maximovic non l'ha andato a chiudere. Aspetti che tiri. Alla chiudere, un po' più di attenzione. Niente, come vi ho detto, il primo gol lo segna Jones, tira a giro, bellissimo gol. Gol a culo, proprio stratosferico di Gaegon. E a me Gaegon, mi sono sincero, sì, fa un grandissimo lavoro, reparto difensivo, recupera palla, è vero, ma sotto la porta ha perso proprio quella lucidità, poi segna Milik di testa e poi miracolo che la bella Maronna ha fatto segnare il nostro Trilli Mertens. Gesù, meno male, ma è mai possibile ci dobbiamo complicare sempre la vita, 2-0 ci dobbiamo.
Sono partito a gestire. In 6 minuti e 2 gol, perciò. 6 minuti e 2 gol, ma è stato accapato mocco, Valessa Rota, mocco. Valessa, 6 minuti e 2 gol. Maronna. Che vi devo dire? È proprio assurdo, assurdo. Sti gol non li prendono nemmeno in eccellenza. A me là è la rabbia, là è la rabbia. Bisogna tenere concentrazione. Concentrazione. Per carità, stai quando con l'Udinese. Ma intanto l'Udinese ci ha messo a uno spezzo della partita, ci ha messo in difficoltà. Ci ha messo. Poi a proposito della partita, che poi io presumo che pure questi 2 gol siano venuti per l'infortunio di Ospina, che colgo l'occasione per dire, a parte che mi è venuto veramente il batticuore vedendolo per la seconda volta là a terra, non si muoveva, credetemi, mi stava venendo una cosa, mi stava venendo, ho detto, ma sono, era andato in panico, ho detto Madonna, perché per un attimo, credetemi, per un attimo mi è passato in mente Amorosini, pace all'anima sua, credetemi, per un attimo mi era passato lui davanti agli occhi, una cosa brutta. Poi dopo effettivamente abbiamo visto che poi sono arrivate le notizie che in ospedale è cosciente, eccetera, spero che guarisca presto. Avevamo la mummia, come si era messo, secondo me quei 2 gol sono arrivati pure per questo fatto che lui era ancora intontito, però spero che si riprenda presto. Però mi ha fatto veramente paura per un attimo, raga, non sto scherzando, mi è apparsa l'immagine di Morosini davanti, non lo so perché l'ha inquadrato a terra e quando lo muoveva così non dava segnale. Madonna, che paura, raga, vi giuro, sui miei figli ho avuto una paura incredibile. Ma chi era? Poteva essere un giocatore della Juve, del Milan, di qualsiasi squadra, avrei fatto la stessa cosa. Meno male, tutto bene, quello che finisce bene. Vabbè, vai, io mo vi saluto, un bacione, contentissimo, contentissimo, fra poco c'è il derby e chi se lo perde, contentissimo, e forza Napoli sempre, ma che tutto riesca a munnez, sì, che lui, ecco vuol dire che fa, vamos Napoli, vamos! Sempre e comunque, forza Napoli! Un giorno all'improvviso, mi innamorai di...